Aggiungo che questi sono atteggiamenti che fanno male al paese, sono immagini che fanno male al paese. Io domani andrò a Dubai, a Abu Dhabi, per cercare di far venire in Italia investimenti, per cercare di risolvere lì con interlocutori emiratini, per esempio, la questione dell'Alitalia. Come si può pensare che interlocutori che guardano le foto, vedono le immagini che vengono dal nostro paese, possano considerare il nostro paese un paese affidabile nel momento nel quale il Parlamento è oggetto delle corride alle quali abbiamo assistito l'altro giorno e questa violenza prevaricatrice diventa la modalità con la quale si agisce. Bisogna reagire. Per quanto mi riguarda e ci riguarda, il Governo ha intenzione di reagire con nettezza a queste provocazioni, la difesa delle istituzioni, in questo caso la difesa di tutti i cittadini. Aggiungo che la difesa delle istituzioni è la difesa anche dei diritti di coloro che hanno votato o di coloro che oggi sono minoranza, il Movimento 5 Stelle, ma non usa le sue prerogative, ma cerca di prevaricare le regole con le quali funzionano la Camera, il Senato e le istituzioni. Ritengo tutto questo grave, sbagliato e penso che sia giusto reagire nettamente a difesa delle istituzioni, a difesa delle regole.